Io ho cominciato la formazione di Apertò con un corso ECM, quindi legato al fenomeno dell'isolamento sociale, quindi Hikikomori. E mi sono molto appassionata a questo corso, tanto da insomma aver un po' chiesto la possibilità di continuare a formarmi. Quindi è poi arrivato il progetto di Apertò, che grazie alla Regione Piemonte e a Forte Chance mi ha permesso di continuare a formarmi rispetto al tema e di cominciare la progettualità con H, che è un ragazzo che ho seguito attraverso questa esperienza insieme alla sua famiglia. Allora, sono stati fatti degli incontri di selezione e poi ho incontrato per la prima volta i genitori di H qui in sede. Ci siamo organizzati intanto su come comunicare ad H l'inizio di questo progetto e soprattutto il senso che per H poteva avere. Da questo punto di vista ho avuto un inizio veramente positivo perché i genitori, nonostante non vivessero insieme, si sono organizzati in modo da comunicare insieme ad H l'inizio di questo progetto e quindi cominciare a presentarmi, insomma, prima del mio arrivo effettivo. Ci si è anche interrogati su in che modo dire ad H di questo progetto, tanto che il timore, ad esempio, che H potesse decidere di non accettare ci aveva anche portato a fantasticare su una situazione di tipo casuale, quindi sull'idea di incontrare H quasi per caso, insomma, per strada. Abbiamo poi ragionato insieme sul fatto che invece un ottimo inizio sarebbe stato cominciare a dire ad H la verità. È stata secondo me veramente la carta vincente che ci ha poi portato agli obiettivi che siamo riusciti a raggiungere in questo percorso. La prima volta che io ho incontrato H presso il suo domicilio insieme ai genitori, io non ho fatto mistero della formazione che avevo, del fatto che ero un operatore individuato per questo progetto e che avevo una formazione riguardo all'isolamento sociale e i hikikomori. Ovviamente la prima frase di H è stata: ma io non sono un hikikomori. Quindi il primo incontro, insomma, che c'è stata, la prima comunicazione è stata proprio volta a dirgli che io non ero lì per dargli un'etichetta, ma semplicemente avevo una formazione rispetto a questo fenomeno. Attraverso questa relazione impostata in maniera autentica dal primo momento, c'è stata anche l'occasione in seguito, nel momento in cui la relazione con H si è consolidata, di farmi una serie di domande che riguardano anche il mio lavoro. Io non credo si possa mettere in campo un lavoro di relazione efficace nel momento in cui non c'è una presentazione autentica di quella persona, quindi con tutte le sue caratteristiche. All'avere una contrattualità con la famiglia e con H, quindi ad esempio concordare i momenti in cui ci vedevamo e non partire dal presupposto che H, poiché si trova in una situazione di ritiro sociale, dovesse essere disponibile sempre, insomma, nell'incontrarmi. Credo che quindi gli aspetti che hanno poi pagato anche nella relazione con i genitori, perché nel momento in cui si parla di una condizione di isolamento si prevede un approccio sistemico, siano proprio gli aspetti di semplicità e anche un pizzico di ironia che ha poi incontrato delle risorse che H ha e che quindi sono poi emerse nell'arco, insomma, della progettazione. Rispetto ai genitori, la possibilità ad esempio di sentirci e sentirci anche in maniera quotidiana, perché io ho messo a disposizione con il loro accordo un gruppo WhatsApp che quindi permette delle comunicazioni davvero che sono diventate anche nell'ultimo periodo quotidiane, quindi che permettevano i racconti dei genitori di quello che in casa succedeva, ad esempio in mia assenza, e con un linguaggio anche a volte molto veloce, affettivo in qualche termine, è stato possibile avere una comunicazione sicuramente più efficace. Quindi il mio intervento in realtà non era solo nel momento in cui io mi recavo a domicilio e incontravo H, ma si estendeva in qualche modo all'interno di tutta la settimana. E questo nell'arco di tutta la progettazione, quindi a partire da gennaio. Sono stati i genitori ad aprirmi la porta, presenti entrambi, nonostante non vivano insieme. Hanno chiamato entrambi i figli per salutarmi, insomma, per presentarsi, e ovviamente H si vedeva che era parecchio infastidito dalla mia presenza. Sicuramente non mi ha messo a mio agio, sicuramente non è stata una persona che mi ha accolto immediatamente, ovviamente. Ma è stato interessante perché i genitori hanno provato a facilitare la comunicazione tra me e H, cominciando a raccontare
raccontare aneddoti, cose nelle quali H è molto bravo dal loro punto di vista, come per esempio nel disegno, piuttosto che nelle imitazioni di tutta una serie di personaggi televisivi. H però era molto infastidito da questo tipo di discorso, quasi come la descrizione che veniva data di lui in qualche modo non gli corrispondesse, quindi dava delle risposte veramente infastidite, molto caustiche ai genitori. Interessante la posizione che ha assunto durante questi primi momenti, infatti ci ha lasciato accomodare sul divano e lui si è posizionato di fronte su un puff con le gambe incrociate e con uno sguardo insomma abbastanza teso, volto a dire va bene, io sono qua, quindi adesso cosa vuoi fare, cosa devi dirmi. Io ho cercato di uscire insomma da questo momento un po' simmetrico, proponendogli invece di parlarci tra di noi qualora gli andasse e di scegliere lui un luogo della casa all'interno del quale gli facesse piacere ospitarmi. Lui in quel momento non ha detto nulla, semplicemente si è alzato, è andato nella sua stanza e io l'ho seguito. E ricordo precisamente il momento in cui mi trovavo di fronte all'uscio della porta. Lui non si è girato, insomma, non mi ha invitato a entrare. Sono stata io a chiedergli se potevo accomodarmi. Ma essendo la stanza molto piccola ed essendo lui veramente molto attrezzato a livello di linguaggio, quindi un ragazzo che utilizza dei termini molto forbiti, un ragazzo che fa riferimento alla letteratura per raccontarsi, ma che invece notavo aveva una difficoltà nel raccontarsi in modo semplice, quindi nell'incontrare me al di là del professionista che in quel momento rappresentavo. Quindi ho avuto un po' questa piccola intuizione che col senno di poi ha funzionato, che è stata l'idea di metterlo seduto per terra. Quindi io mi sono seduta per terra, lui mi ha guardato in maniera stranita perché credo non avesse in mente, non prevedesse che un operatore in quella veste in quel momento potesse sedersi sul suo pavimento. La cosa l'ha leggermente spiazzato e quindi mi ha seguito. Si è seduto sul pavimento anche lui e abbiamo cominciato da qui. Con io che gli ho chiesto di raccontarmi quello che gli andava e lui che mi ha risposto: ma che cosa ti dovrei dire? Questo che cosa ti dovrei dire, come dovrei stare, è stato veramente un leitmotiv che poi abbiamo visto insomma nell'arco di tutti gli incontri. Non era uno dei miei intenti iniziali l'idea di proporgli immediatamente un'uscita, ma è un qualcosa che è nato veramente dal dialogo insieme. Quindi è partito tutto dall'incontro con lui, dal fatto che lui cominciasse a raccontarmi ad esempio le cose che gli piacciono. È partito dalle sue risorse, quindi dal fatto che ad esempio io mi trovavo di fronte ad un ragazzo che ama la buona cucina, è un ragazzo che guarda molte trasmissioni di cucina da Canavacciuolo, insomma simili. E quindi una possibilità che è nata è stata quella di andare a mangiare un dolcetto nel pomeriggio in un posto insomma che conoscevo. Tengo a precisare che questa uscita è nata da una risorsa che io ho rintracciato in lui, da una motivazione possibile rispetto all'uscire, ma non è nata da una mia volontà iniziale, quindi io non sono arrivata da H dicendogli: ah, ma sarebbe proprio importante uscire, cosa ne dici? Prendiamo, usciamo e andiamo. È un qualcosa che è nato dopo, in realtà, già subito quell'incontro iniziale, perché lui ad esempio mi diceva che una delle difficoltà che vive in casa è la mancanza di privacy. Quindi relativamente alla ricerca di un luogo con una privacy maggiore dove potessimo parlarci senza essere ascoltati insomma da tutta una serie di membri della famiglia, è nata la proposta di recarci in una pasticceria siciliana. Proprio ho detto: guarda, c'è questo posto, potremmo pensare di andare, io aspetto te. Questa è metà di una proposta, l'altra metà ovviamente dipende da te. E lui a un certo punto è arrivato dicendomi al terzo incontro: Giulia, guarda, ma quel posto di cui mi parlavi è aperto. Quindi senza troppo preventivare, ma decidendo in quel momento, in quella giornata, abbiamo deciso di mettere le scarpe e uscire e recarci in pasticceria. Credo che gli elementi che ho proposto nel primo incontro abbiano poi pagato, perché nel secondo incontro, per una serie di motivazioni organizzative, nessuno dei due genitori poteva essere presente in casa nel momento in cui io mi sarei recata insomma da H, ed è stata lasciata ad H la possibilità di aprire la porta oppure no. E H quel giorno ha deciso di aprire la porta e farmi accomodare in casa, ed eravamo da soli. Quindi io ho chiesto a lui, come sempre ho fatto durante gli altri incontri, dove ci potessimo accomodare e abbiamo cominciato a chiacchierare.
doveva essere sempre aiutato nel vincere questo imbarazzo del cosa ti devo dire, cosa ti devo raccontare, come mi devo sentire. E abbiamo veramente fatto un lavoro di pulizia, insomma, da questi concetti, e H pian piano si è sentito sempre più libero di potersi raccontare. Durante il secondo incontro, quindi, lui ha tirato fuori tutta una serie di elementi importanti della sua storia, elementi che lui riteneva significativi e che dal suo punto di vista giustificavano e legittimavano la chiusura che lui aveva, insomma, nel momento in cui ci siamo incontrati. E quindi è stato un intervento di ascolto, dove io credo nel secondo incontro di aver detto veramente pochissime parole. Lui mi ha percepito non giudicante e quindi alla terza volta è stato poi possibile organizzare questa uscita e lui si è fidato, insomma, nel seguirmi e nel venire con me. L'obiettivo delle uscite è stato innanzitutto una conoscenza del territorio, quindi il fatto che H potesse sentire degli spazi alternativi oltre alla sua casa e oltre alla sua stanza come luoghi di fiducia. L'elemento davvero importante è stato il tragitto a piedi anche per arrivare in questo luogo, perché H sente di avere dei motivi di rabbia importanti. L'andata è stata molto particolare perché H ha avuto un passo veramente molto veloce. In quel momento H mi raccontava tutta una serie di elementi negativi della sua vita, mi raccontava ad esempio la difficoltà nelle relazioni con i genitori, la difficoltà nelle relazioni con le sue amicizie, il fatto che lui si è sempre sentito estromesso da una serie di gruppi, e c'è stato modo di cominciare a proporre delle strategie, perché H probabilmente ha sentito un interlocutore di fronte, un interlocutore veramente disposto a mettersi in gioco dal suo punto di vista e non tanto rispetto a delle regole, a delle strategie in qualche modo prefornite. Quindi attraverso il dialogo, pian piano, sono emerse delle strategie possibili per far fronte al senso di frustrazione che H viveva, perché appunto lui mi raccontava in quell'uscita di sentirsi all'interno di una trappola. Durante questa prima uscita è emerso che H faceva fatica a stare sul marciapiede, soprattutto quando questo marciapiede diventava molto stretto e affollato di persone. Su questa parte del contatto fisico, ovviamente, è un qualcosa sulla quale ho lavorato sia con la famiglia sia che con H, perché è veramente emersa una disabitudine nel contatto fisico. Il fatto che dopo tanti anni in cui H non usciva di casa, una serie di aspetti che a noi sembrano banali e normali rappresentavano invece per lui degli stress molto importanti. Una grossa difficoltà che H mi portava era quella della sua immobilità. Al chiedergli quale tipo di bisogno lui potesse leggere verso di sé e quali tipi di obiettivi di miglioramento, partendo dalla condizione che mi raccontava di disagio importante, avremmo potuto percorrere, H mi faceva sempre riferimento a questa immagine, l'immagine di una trappola, quindi di lui con una volontà di emergere, con una volontà di venire fuori da una serie di situazioni, ma l'impossibilità da parte sua di trovare delle strategie adatte per mettere in campo realmente questo. Una difficoltà grossa per lui era quella di riuscire a maturarsi e quindi mi portava alla difficoltà, ad esempio, del recarsi a scuola, perché per lui recarsi a scuola significava prendere un pullman in un orario molto affollato e incontrare il mondo sostanzialmente. Ed è riuscito a dirmi, dopo un tot di incontri in realtà, che lui si sentiva veramente un'ansia sociale importante, ed è stato lui a riuscire a definirla in questo modo. Difficoltà che lui sentiva di avere erano anche legate al rapporto coi genitori e al fatto che dal suo punto di vista i genitori non provavano stima alcuna per lui. Invece lui avrebbe voluto dimostrare di valere anche con i suoi genitori, anche rispetto ad altri canali che non erano la scuola, anche ad esempio nella relazione con la famiglia. Quindi sono emersi una serie di bisogni sui quali è stato poi possibile pian piano riuscire a lavorare. I motivi per cui H non riusciva e ancora ad oggi non riesce completamente a mettere in campo delle strategie efficaci per venire fuori da una serie di trappole che lui vive sono sicuramente legate a un vissuto fortemente negativo della società, dove l'altro fa parte di questa società. Quindi io, ad esempio, nel propormi nella relazione con lui, sono sicuramente stata uno spaccato, un certo tipo di spaccato della società che H ha incontrato.
Quindi nella relazione con l'altro viene sempre fuori ed è sempre venuta fuori la pressione che H sente, le aspettative che H legge verso di sé, quindi sempre legate al come mi dovrei sentire, come dovrei essere. Sottendono questi aspetti una base di autostima veramente molto fragile, dove l'altro diventa un elemento spaventoso in qualche termine, un elemento che misura, un elemento di performance, tanto che la riattivazione del percorso scolastico è stata possibile attraverso l'incontro del corpo docenti, ma all'interno dell'incontro con le persone che fanno parte del gruppo docenti, tanto che H ha avuto proprio modo di conoscere la persona che c'è dietro l'insegnante, e questo ad esempio ha permesso l'abbassarsi di una serie di aspetti legati alla performance che lui vedeva rispetto alla scuola. Allora, sicuramente c'è stato un importante lavoro di rete, quindi da una parte con i genitori attraverso il gruppo WhatsApp, di cui tra l'altro H è stato fin da subito informato e gli è stato chiesto se volesse far parte del gruppo. Lui ha deciso di no, quindi io poi con H avevo una comunicazione attraverso WhatsApp e attraverso i nostri incontri a domicilio. Con il corpo docenti, in particolare con la coordinatrice di classe, c'è stata una comunicazione veramente fitta e molto efficace, perché anche lì c'erano delle comunicazioni settimanali. Partiamo dal presupposto che parliamo di una situazione di ritiro sociale, quindi di mancanza di frequenza della scuola, già dai primi mesi della scuola, quindi parliamo di un ragazzo che io ho conosciuto a gennaio e che aveva frequentato la quinta giusto i primi due giorni di scuola, per poi non tornare più. Quindi io l'ho conosciuto a gennaio, la progettualità della scuola è nata a marzo in maniera condivisa, ogni passo insomma è stato condiviso con H, e quindi a marzo è stato poi possibile contattare la coordinatrice di classe e quindi riuscire a mettere in campo le valutazioni che servivano per permettere ad H l'ammissione alla maturità. Sono stati d'aiuto in questo lavoro il documento fatto dalla Regione Piemonte sugli Hikikomori, che quindi ha guidato la scuola nel sostenere il fatto che H non riuscisse a frequentare la classe, ma che riuscisse ad esempio a sostenere delle valutazioni. Da questo punto di vista, la scuola, essendo una succursale, si è proposta di mettere in campo una serie di strumenti informatici che magari avrebbero potuto facilitare H nel sostenere le valutazioni. Quindi, ad esempio, di fare degli scritti con il computer piuttosto che di organizzare alcune valutazioni per i docenti che erano insomma un po' più capaci con dispositivi informatici, di organizzare anche delle valutazioni via Skype. In realtà però il fatto che H si recasse a scuola per sostenere le valutazioni e poi andar via e tornare a casa ci ha permesso un grosso lavoro sulle abilità sociali, quindi un allenamento maggiore e delle strategie più efficaci, ad esempio nel raggiungimento verso la scuola, nell'organizzazione del tempo libero, nel fatto che ci fosse un merito maggiore nel percorrere questo tipo di percorso. Quindi in realtà si è scelto di concerto insieme ad H di non utilizzare dei dispositivi informatici per sostenere le valutazioni. Queste valutazioni sono state calendarizzate in più momenti, nel senso che la grossa disponibilità dei docenti, che è poi emersa anche nel PDP, quindi nella possibilità di calendarizzare le valutazioni e di ricalendarizzarle spesso fino all'ultimo termine degli scrutini, poiché non sempre H riusciva a recarsi alle valutazioni. In un primo momento io l'ho sostenuto sull'aspetto di abilità di base, quindi accompagnando la scuola, frequentando insieme il momento non strutturato dell'intervallo, il momento del cambio d'ora, che per H erano veramente i momenti più difficili, perché quelli di incontro con il mondo, con la società. Meno complicati erano per H gli aspetti performanti legati allo studio e legati ad esempio alle conoscenze da portare poi nel momento della valutazione.
Quindi dopo questo primo momento dove H è stato fortemente sostenuto da me, accompagnato in questi momenti e davvero abbiamo condiviso insieme tutto, anche i tragitti, le colazioni prima delle valutazioni, i premi nel momento in cui l'interrogazione era positiva, H è riuscito pian piano a recarsi da solo a scuola senza aver più bisogno di essere accompagnato, chiedendo di avvisare il docente nel momento in cui era un po' in ritardo o nel momento in cui era insicuro, ad esempio, sulle materie da portare. Quindi gradualmente c'è stato poi uno sgancio da parte mia nell'arco dei mesi che ha permesso ad H di proseguire la sua progettualità scolastica in maniera assolutamente autonoma. Nei momenti di valutazione legati alla maturità, quindi durante la prima prova, durante la seconda prova e durante l'orale, io ho proprio chiesto ad H di essere presente, ma non tanto con una valenza di supporto, insomma, particolare rispetto alle abilità da mettere in campo, ma veramente con una valenza affettiva, perché abbiamo percorso questa strada insieme e quindi io ci tenevo ad essere presente in questi momenti finali, nonostante H in quel momento riuscisse assolutamente a farcela da solo. Sicuramente l'immersione nella situazione, quindi l'esposizione graduale alle situazioni sociali, ha permesso ad H di avere esperienze che controbilanciassero in qualche modo i vissuti negativi che aveva esperito fino a quel momento. Queste esperienze positive condotte insieme sono state sicuramente legate alle uscite sul territorio, quindi al rapportarsi di H insieme a me con tutta una serie di figure che fanno parte, insomma, del mondo che noi viviamo. Quindi, ad esempio, l'avere un bar di fiducia, quindi un posto dove potersi recare, che ad esempio ricorda la nostra ordinazione, la possibilità di rivolgersi lui al barista per ordinare per entrambi, la possibilità di pagare e quindi di vedere che su tutta una serie di cose H poteva essere molto più efficace di quello che ha pensato, di quello che pensava, condividendo insieme che rispetto all'angoscia spesso il pensiero è molto più attrezzato della realtà. Quindi noi, pensando ad una situazione precedentemente, prima che questa situazione avvenga, sicuramente penseremo a tutta una serie di eventualità negative che poi scopriremo che nella realtà non si verificano. Quindi sicuramente l'operatore del progetto in questa situazione ha la valenza di essere un ponte in qualche modo con la realtà e quindi di guidare, di essere presente rispetto a una serie di esperienze che si possono verificare. Ovviamente non è sempre possibile, né da parte dell'operatore, né da parte della famiglia, né da parte di nessuno, credo, regolare i rimandi che la realtà dà ad un ragazzo che si trova in questa condizione. Sono stati tanti i momenti in cui con i docenti, nell'incontro con H, non si è parlato della materia di insegnamento del docente, non si è parlato di libri da leggere, non si è parlato di temi da studiare, ma si è parlato di esperienze, si è parlato di cosa significava per quel ragazzo trovarsi lì in quel momento, alimentando la motivazione e il senso che quel ragazzo dà a quello che sta facendo. Perché la verità è che questo percorso, come credo per ognuno di noi, è un percorso volto ad autodeterminarsi, quindi ha la possibilità di esprimere maggiormente la propria identità, non per far contenti i genitori che vogliono che il ragazzo vada a scuola e si diplomi, non per fare contento l'operatore che progredisce con il progetto, ma l'aspetto veramente fondamentale è che questo ragazzo ha ritrovato di più la sua strada e quindi quello che lui nella vita vuole percorrere. Allora, intanto io sono riuscita a dialogare da questo punto di vista, quindi H mi ha messo a conoscenza di tutta una serie di aspetti proprio della realtà alternativa all'interno della quale vive grazie al web. Questi ragazzi passano, è vero, giornate davanti al computer, ma non davanti a un PC spento, quindi intanto cosa succede dentro lo schermo? Perché c'è un'interazione importante tra il ragazzo nella sua stanza e quello che c'è nel web, quindi quel ragazzo riuscirà ad avere tutta una serie di informazioni
mia, esperire il mondo attraverso un filtro, che è quello dello schermo. H, attraverso il filtro dello schermo, il filtro del web, riesce a rapportarsi a tutta una serie di mondi sociali insospettabili da parte della famiglia, ad esempio, da parte di chi lo conosce. H si rapporta a tutta una serie di ragazzi in Europa e all'altro capo del mondo, in Australia, ad esempio, in Canada, ragazzi con i quali condivide la passione per un videogioco, ma non è solo un videogioco, perché questo videogioco permette lo svilupparsi di una realtà alternativa. Quindi, ad esempio, H mi ha portato nel suo appartamento virtuale e mi ha permesso di conoscere, mi ha fatto vedere tutte le persone che lui frequenta all'interno del mondo virtuale. Da questo punto di vista, il web è una qualche forma di società perché ospita una serie di gruppi di persone di cui questi ragazzi si sentono poi parte. Attenzione rispetto all'aspetto del giudizio, perché questo è un aspetto positivo. Un ragazzo che si sente parte di un gruppo di ragazzi, nonostante attraverso il filtro di uno schermo e del web, è un ragazzo che comunque ha dei rapporti. E intanto un gravissimo errore da parte nostra sarebbe quello di sottovalutare l'importanza di questi legami. Gli aspetti che condividono non sono solo legati a quelli di un videogioco, ma sono aspetti di vita reale che loro esprimono attraverso quello strumento. Il mondo reale, da quel punto di vista, fuori dalla stanza, è sicuramente più angoscioso per loro, ma noi dobbiamo aiutarli a sperimentare il fatto che non è sempre così ed aiutarli ad avere delle strategie anche rispetto a quel mondo angoscioso che invece in parte è, perché poi diciamoci la verità, questa è una parte che anche di noi dobbiamo incontrare ed è una parte che può dialogare con un ragazzo con questo tipo di difficoltà. E questo permette una relazione autentica. Non dobbiamo, secondo me, aver paura di dire anche quali sono le criticità di questa società. Allora, è stato sicuramente un tema doloroso, molto molto doloroso. E come sempre, ognuno di noi credo riesca a comunicare il dolore a qualcun altro solo nel momento in cui dell'altro si fida, solo nel momento in cui dall'altro non si sente giudicato, solo nel momento in cui si rimette in qualche modo all'altro come un interlocutore possibile. Arrivare a parlare di questi temi, secondo me, è stato un grosso obiettivo raggiunto. Sicuramente parliamo con una media di ragazzi che hanno una sensibilità molto spiccata, degli aspetti ideali veramente molto forti, che spesso non incontrano una serie di dinamiche medie della realtà e in particolare anche rispetto alle relazioni di coppia. La relazione di coppia che H aveva esperito e che lo fa soffrire tanto quanto una relazione reale, con il peso in più di avere poche alternative, quindi poche esperienze positive che possono controbilanciare, insomma, questo vissuto. Sicuramente emerge un vissuto di abbandono, quindi il fatto che più volte nella vita, sia gli amici, sia che l'oggetto dell'amore, no? la ragazza desiderata o il ragazzo desiderato, fossero persone che in qualche modo non accettano le difficoltà che H ha vissuto. Quindi H, ad esempio, anche lì mi portava un aspetto di pressione molto importante, dicendomi che nelle relazioni l'altro non vuole avere a che fare con la nostra parte negativa, con la nostra parte triste, con la nostra parte sofferente in qualche modo. Ma nell'idea di H, per essere appetibili all'interno di una relazione di coppia, bisogna essere trainanti, performanti, da un punto di vista estetico, bellissimi, come quelli delle pubblicità. Con H abbiamo parlato spesso del fatto che in questa vita nessuno vuole essere Robin, in questa vita nessuno vorrebbe essere secondo a nessun altro, in questa vita vorremmo essere tutti Batman, quando invece è stato interessante scoprire insieme che le persone non sono così. Le persone hanno dei difetti, le persone hanno dei limiti. Le persone a volte lottano per un obiettivo che magari non riescono a raggiungere, ma forse lo scopo della vita non è tanto raggiungere quell'obiettivo, ma l'impegno che mettiamo in campo nel percorso volto a quella direzione.
Io non ho concluso gli incontri con H all'ultimo incontro dopo la maturità. C'è stato il momento in cui io l'ho accompagnato agli scritti, l'ho accompagnato all'orale, ma non ho scelto di concludere il percorso in quel momento. Ma invece ho chiesto ad H di poterci incontrare ancora una volta successivamente, già a valutazione, a maturità conclusa, a valutazione data, che tra l'altro è stata molto positiva, quindi il percorso si è concluso da un punto di vista scolastico veramente bene. Io ho condiviso con H nell'arco della progettazione il fatto che il prendere la maturità era uno strumento per far fronte a una serie di vissuti che H aveva, tra cui sentirsi in una serie di trappole. Quindi un po' la possibilità invece di poter uscire con delle strategie adatte, ma è rimasto il concordare il fatto che le difficoltà di H non sono legate solo alla scuola, ma sono legate al mondo sociale, sono legate all'ansia da situazione che H sente di avere nel momento in cui sente un amico e questo amico gli propone di vedersi a cena con altri amici che H non conosce, situazioni in cui ancora ad oggi H fa fatica a partecipare, ma in cui H è molto più consapevole della difficoltà che ha. Si nasconde meno e quindi è più proteso a cercare delle risorse, degli agganci possibili che lo possano sostenere. Quindi io ho scelto di incontrare H ancora successivamente per un incontro formale e strutturato. E ci siamo lasciati con l'idea di continuare a sentirci, nel senso che H ha il mio numero di telefono, cosa che io non sono abituata a fare rispetto al lavoro che faccio, perché io nel lavoro che faccio seguo una serie di ragazzi che hanno difficoltà simili in parte ma anche più accentuate ovviamente di H, ma non mi sono mai sognata di lasciare a nessuno di loro il mio numero di telefono personale. Diciamo che la progettualità che è nata insieme ad H ed insieme alla sua famiglia per me è stata un'esperienza unica, un'esperienza irripetibile, quindi per me H rimane un legame in qualche modo e io un interlocutore al quale lui può sempre rivolgersi. Questo H lo sa. Il gruppo di lavoro che si è creato con il progetto di Aperto e quindi la possibilità di incontrare periodicamente gli altri colleghi che come me si sono occupati di questi progetti e la possibilità di fare delle supervisioni con un terapeuta formato rispetto a questo tema è stata secondo me veramente un aspetto necessario, perché diversamente io mi sarei trovata a lavorare completamente da sola all'interno di un approccio sistemico, quindi a lavorare con un papà, con una mamma, con un figlio e con una sorellina che fino a questo momento non ho citato, ma completamente da sola e all'interno di un'osservazione in vivo, quindi costantemente ingaggiata e partecipe di tutta una serie di comunicazioni anche oltre il mio intervento domiciliare, quindi anche attraverso il gruppo WhatsApp. E quindi sicuramente l'operatore in questa situazione si sente ingaggiato molto e subissato da una serie di richieste, si può sentire anche un po' invaso ad un certo punto perché gli elementi che compongono il nucleo familiare sono stati nel mio caso insomma almeno tre. Quindi la supervisione, la possibilità di rivedere una serie di aspetti di cui io ero partecipe in maniera diretta mi ha permesso di fare un lavoro un po' più pulito, di rivedere una serie di atteggiamenti che potevano essere anche controtrasferali in qualche modo e quindi di avere una collaborazione. Diversamente credo sarebbe stata infinitamente più pesante e non so se sarei riuscita a raggiungere gli obiettivi che ho raggiunto. Quindi in realtà quello che c'è stato non è stato solo merito di H o mio, ma anche del gruppo di lavoro che c'era dietro e della supervisione che è stato possibile mettere in campo.